di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di essere ancora qui con noi dopo la proiezione. Lasciatemi solo dire che gli applausi che abbiamo ascoltato giù, sinceri, fatti dal pubblico dei ragazzi che ha seguito l'anteprima, ci dimostrano che l'obiettivo è stato centrato, quello di raccontare una storia che tocca il mondo della disabilità, ma lo fa senza pregiudizi, lo fa con ironia e lo fa con uno sguardo sicuramente nuovo. Ognuno è perfetto, una produzione Rai Fiction Viola Film, in collaborazione, lo ripeto perché è importante, in collaborazione con il nostro centro di produzione TV di Torino. Rai 1 lo trasmette in due puntate di seguito, cioè lunedì 16 e martedì 17, e poi la terza puntata alla vigilia di Natale, di fatto, lunedì 20-23. Sono sei episodi per tre grandi prime serate, dico grandi perché è stato un grande lavoro. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, adesso sentiremo il loro punto di vista su questa produzione che ha comportato fatica ma anche grande impegno, e io su questo darei subito il microfono al direttore di Rai Fiction, Tini Andreatta. Grazie. Grazie mille, ho detto anche prima che questa è una serie diversa da tutte le altre, è una serie particolarmente importante per la RAI e per il servizio pubblico, perché racconta il punto di vista e sposa proprio il racconto della diversità e della disabilità, non come oggetto del racconto ma proprio come soggetto della nostra vicenda. È una storia di coraggio, una storia di amicizia, di amore e di grande voglia di vivere, ed è una storia che racconta l'importanza dell'emancipazione, l'importanza di un sogno che è un sogno semplice, che tutti ci accomuna, che è quello dell'indipendenza, del lavoro e dell'amore, che sono appunto dei concetti molto semplici ma che in questa storia acquistano un valore speciale. Questa storia è nata da un format belga, ringrazio il produttore che è qui con noi, e con un grandissimo però lavoro di adattamento da parte del gruppo italiano, prima di tutti di Fabio Bonifacci, che ha scritto questa bellissima serie e che poi avrei piacere ci raccontasse anche il grande lavoro che ha fatto per preparare questa scrittura. È stato un lavoro da parte del gruppo di Rai Fiction, del vice direttore Francesco Nardella e di Anu Candaloro, della produttrice Rai, e ovviamente della società di produzione Viola Film, che è una società che esordisce il suo lavoro, quindi benvenuta, diciamo, per noi con la Rai, proprio con questa serie. È una serie, appunto, come dicevo, che racconta un romanzo di formazione, dei nostri ragazzi, dei protagonisti, ma anche un romanzo di formazione per gli adulti, per quei genitori che, guardando l'entusiasmo, la forza di volontà e la determinazione di questi ragazzi, imparano la sincerità e la voglia di vivere e di trovare una sincerità anche nei sentimenti. Quindi è una storia che ha anche l'andamento di una favola, e la programmazione vicino a Natale è stata scelta anche perché ci è sembrata particolarmente consona a questo momento dell'anno, in cui c'è proprio una struttura archetipica profonda nella quale il nostro eroe ha un sogno che i suoi aiutanti gli aiuteranno dopo tante avventure a realizzare. E anche questa, appunto, è stata un'avventura straordinaria, è un road movie che ha richiesto produttivamente un percorso complesso, un grande lavoro da parte della regia e, io penso, un bellissimo, una bellissima dimostrazione di professionalità, di entusiasmo e capacità da parte del nostro cast. Grazie a tutti.
Giacomo Campiotti è un regista, credo che nessun altro come lui ha saputo e sa raccontare il mondo dell'adolescenza, dei giovani adulti, come appunto ha fatto in passato e come vedrete fa ora con Ognuno Perfetto, forse con qualche preoccupazione in più e un impegno forse maggiore. Giacomo. Sì, è stato un lavoro sicuramente impegnativo. Noi abbiamo fatto, d'accordo col produttore, anche con gli attori, avevamo fatto tante prove prima di girare le riprese, siamo stati in una villa a Bologna per alcuni weekend e dove cercavamo di capire quali fossero gli attori giusti, i ragazzi che avrebbero avuto anche il passo lungo, perché il film appunto è durato qualche mese. Perché cosa succedeva se a metà film qualcuno diceva bellissimo, bellissimo, ma grazie, da domani torno a casa. E allora abbiamo fatto un patto, proprio un patto tutti insieme, proprio il grande giuramento, già sui braccialetti avevamo fatto queste grandi, diciamo, cerimonie. Grazie. E per fortuna l'abbiamo fatto, perché dopo 10 giorni in Croazia, io personalmente ho avuto per la prima volta nella mia carriera, ho detto chissà se ce la facciamo a finire. Perché avevo l'impressione che potesse diventare un film molto amatoriale. E poi mi è venuta in mente quella promessa che avevo fatto anch'io, che pensavo di aver fatto per loro, e invece a quel punto l'unico che titubava ero io, e quindi mi sono stato costretto ad andare avanti. Perché loro invece, diciamo, in mezzo alla difficoltà, erano sempre quelli più entusiasti, più felici, arrivavano al mattino. È vero! È vero! Sempre con grandissimo entusiasmo, freschi al mattino, facevano il giro, c'era un quarto d'ora, 20 minuti di abbracci, loro passavano ad abbracciare uno per uno tutta la tour, e per ognuno hanno una parola d'amore, no? Proprio particolare, sei bello come la rugiada del mattino, sei a tutta la tour, dal macchinista enorme che era diventato una goccia di rugiada a tutti. E quindi insomma è stata una bellissima esperienza di lavoro e di vita. Come ho detto prima, gli attori anche davanti alla macchina da presa tutti ci hanno aiutato moltissimo, con la pazienza, con la loro professionalità, ma direi in questo film c'è qualcosa di più della professionalità, e io sono un'altra volta grato alla RAI per questa occasione di poter mettersi a disposizione a fare il servizio pubblico, quindi voglio ringraziare ancora. Grazie, Giacomo Campiotti. Fabio Bonifacio è sicuramente uno dei nostri sceneggiatori più importanti, lasciatemelo dire, lo dico io, non lo dici tu. Riprenderei dalle parole di Tini Andreatta, è una serie tratta come idea da una serie belga, ma che è stata completamente riscritta ed è stata, come dire, anche ampliata su alcuni versanti, se ce lo vuoi raccontare, tipo il versante dei genitori, ecco, se ci racconti un attimo questi cambiamenti dal punto di vista autorale. Molto volentieri, prima mi prenderei un minuto per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato a questo film, perché stamattina mi sono emozionato. L'avevo già vista, ma rivedere in mezzo a tante persone fa un altro effetto. Io sto solo nella mia stanzetta, immagino delle cose, le scrivo su carta, e grazie a tutti voi sono diventate visibili e veri in un modo molto bello, quindi grazie a tutti, anzi anche più bello di come l'avevo scritto. Adesso potete parlare del tuo lavoro? Certo, allora rispetto alla serie belga, insieme a Rai e Viola Film all'inizio abbiamo scelto 2 o 3 piccoli cambiamenti che poi hanno cambiato tutto, nel senso che abbiamo deciso di ampliare la figura del padre di Rick, il personaggio interpretato da Edoardo Leo, che nella serie belga aveva 7-8 scene, e però aveva una problematica molto bella, che è quella del padre un po' ansioso che vorrebbe l'autonomia del figlio, ma al tempo stesso tende a essere troppo protettivo. Questa problematica, come dire, con la sindrome viene resa più evidente, ma è la problematica di ogni genitore. Chiunque abbia fatto figli sa che ci si muove sempre tra questi due poli, quindi era molto interessante raccontare questa figura e anche raccontare il lavoro delle famiglie. Noi in Italia ci lamentiamo di tante cose, anche giustamente, ma ad esempio su questi temi, sulla sindrome di Down, abbiamo una legislazione che è più avanzata di molti altri paesi e abbiamo un sistema di servizi
molto avanzato. Questi servizi non sono curati principalmente dallo Stato, ma in larga parte sono fatti da associazioni di famiglie, genitori che si mettono insieme, organizzano corsi, trovano professionisti, psicologi, logopedisti da cui i ragazzi possono andare. C'è tutto un volontariato, un associazionismo che ci rende all'avanguardia in queste tematiche, e sembrava giusto raccontarlo, accennarlo. Si vede questi due genitori come sono impegnati col figlio. Sto andando lungo, vado in sintesi, sta di fatto che avendo questo padre che diventa figura centrale, abbiamo pensato che era bello dargli un polo di conflitto opposto nel padrone dell'azienda, che mentre il padre è molto protettivo, il padrone dell'azienda è molto libertario. Esatto. Nella fiction belga era un uomo, l'abbiamo trasformato in una donna, così i due possono battagliare e poi innamorarsi come nelle migliori tradizioni. Quindi praticamente abbiamo cambiato, con queste poche cose già tutte le scene diventavano diverse. Poi la trama aziendale della fiction belga era non adatta alle nostre aziende perché c'era un concorso, insomma, cose che da noi non si fanno, e quindi abbiamo cambiato anche quella, per cui è cambiato tutto. Alcune cose poi abbiamo voluto aggiungere, ad esempio abbiamo dato più spazio all'importanza del lavoro vero. Questo perché per scrivere questa cosa io me ne sono stato un mesetto a frequentare gruppi di ragazzi con la sindrome, e veramente 7 su 10 citavano questo tema: noi non vogliamo più fare il tirocinio, vogliamo un lavoro vero. E quindi era giusto dare importanza a questa cosa, che magari qualcuno la vede, chissà che non gli venga l'idea di offrire un lavoro a qualcuno. E poi c'è l'ultima cosa che ho cercato di mettere, quella è proprio una cosa mia. Io ho scritto molti film sulla diversità, che non ho mai capito cosa voglia dire, ma lo uso così per intenderci. È un tema che mi attrae. E però il mio atteggiamento è sempre stato non, come dire, come accettare la diversità, come... A me la cosa che è sempre incuriosita è cosa posso imparare dalla diversità. Sono convinto che avessero ragione alcune antiche culture che consideravano la diversità un segno degli dèi, perché le emozioni umane sono sempre quelle. Ci accomunano tutti. Trovare qualcuno che le esprime in un altro linguaggio ci aiuta a capire meglio noi stessi. E infatti anche nella trama spesso sono gli adulti che imparano dai ragazzi con la sindrome. Basta. Scusate la lunghezza. Grazie a Fabio Bonifacio. Allora passiamo subito agli adulti, Edoardo Leo, che recupera questa figura di padre che aveva, tagliato i rapporti, ma insomma ce l'aveva un po' labili questi rapporti, e che invece li recupera correndo dietro a Rick. Sì, ma insomma io credo che chi sta in sala ha visto la puntata, e io ci tengo più che parlare del mio personaggio, un po' a fare dei ringraziamenti alla Rai innanzitutto, e a un giovane produttore coraggioso come il Passatore, che ci ha messo nelle condizioni migliori per raccontare una storia che poteva veramente essere, come dice Giacomo, un'avventura molto particolare, perché non è insomma che stavamo in uno studio di registrazione e poi la sera tornavamo a casa. Siamo stati mesi in Serbia, in Croazia, in mezzo ai monti, ed è stata un'avventura vera, proprio umana prima ancora che professionale. Si è però creato qualcosa di speciale, si è creato un gruppo di lavoro molto molto particolare, e l'abbiamo fatto principalmente seguendo la loro energia, perché delle volte ne eravamo veramente stanchi e loro invece erano proprio ancora a metà giornata, ed è stato questo bello. E ci tengo a ringraziare una persona senza la quale tutta questa roba non sarebbe stata veramente possibile, perché è diventato sul set un punto di riferimento incredibile per questi ragazzi, prima ancora di me e di Cristiana, e non lo dico solo perché è mio amico da 30 anni, ma perché senza Raffaele Vannoli, questo ragazzo che sta qua, che è veramente un
creato riuscito a creare un clima di amore per tutti, portandosi dietro i ragazzi anche nei momenti più difficili. Quindi siccome non ho coraggio di dirglielo privatamente, preferisco farlo pubblicamente, perché mi vergogno a farlo privatamente. Però insomma, credo che tutti quanti noi abbiamo, come dice Fabio, molto più imparato da questa storia. Abbiamo imparato un sacco di cose straordinarie, e quindi tutti noi ci aspettiamo adesso che insomma, finalmente questo progetto va finalmente in onda, diventa del pubblico, però quello che doveva dare a noi come persone, io credo che l'ha già dato ampiamente. Grazie Edoardo. Cristiano, ti ho visto molto coinvolto in questa anteprima, anche con i ragazzi, con le famiglie. Come dice appunto Fabio Bonifacci, c'è molto da imparare anche interpretando fiction come questa. Sì, questa è sicuramente, insomma, secondo me l'esempio migliore di quello che questo mestiere ti può regalare, un mestiere speciale anche per questo, perché ti mette in delle condizioni che altresì non potresti mai vivere. Io ho imparato tanto, soprattutto un po' dal pensiero che veramente non ce l'avremmo fatta all'inizio. Infatti con Giacomo in quei giorni a Bologna, insomma, è stata un po' dura, perché effettivamente era rispetto poi al piano di lavorazione che avevamo e rispetto a, diciamo, una drammatica classica delle riprese, eravamo totalmente dissociati. Però poi la determinazione di Giacomo, follia anche devo dire, ma questo, la sana follia di Giacomo, e questi ragazzi che hanno poi hanno capito la responsabilità che avevano, perché hanno lavorato, giocato, ma l'hanno fatto seriamente, e in più sono cresciuti durante le riprese. Parlavamo con qualcuno tra madri, fratelli, del fatto che erano diventati degli esseri umani diversi, perché sono stati molto stimolati. Non abbiamo fatto sconti a nessuno, cioè nel senso che non sono mai stati fatti sconti a noi, non sono mai stati fatti sconti a loro, ma da parte di tutti, dalla regia, da noi attori, dalle maestranze, gli richiedavamo in effetti un'attenzione che poi loro piano piano hanno imparato ad avere. Per cui la cosa che mi porta a casa è proprio l'inutilità del senso del limite, che è totalmente, come dire, ce lo autoinduciamo, se vogliamo. Mi hanno insegnato questo. Poi questo l'abbiamo detto, è una carica energetica che quando manca, diciamo che hanno fatto tanto anche per mantenere il clima sempre ridanciano, anche quando avevamo delle difficoltà. E poi l'esperienza in Serbia e in Croazia è stata particolarmente bella. In particolare siamo stati molto bene con i serbi, seppure insomma la storia recente passata non ci vorrebbe amici per vicende storiche, però in realtà ci hanno amato molto e hanno avuto, nonostante questa rigidità del popolo serbo iniziale, questi ragazzi gli hanno aperto il cuore e sono stati bravissimi. Per cui all'interno di questa storia tutti hanno fatto certamente molto di più di quello che il loro ruolo così potesse idealmente offrire, o comunque li mettesse in obbligo di fare, e quindi credo che questo sia totalmente tutto sullo schermo. Grazie Cristiano. Alessandro, prima di passare al passatore volevo ringraziare anche il centro di Torino, perché per noi è importante la collaborazione con i centri di produzione, in particolare tutto il reparto di scenografia, le bellissime scenografie, poi magari ne parlerà anche Alessandro, che sono state costruite, sono state fatte dal nostro scenografo e dalla sua squadra, e poi il montaggio anche è stato curato sempre da una persona che lavora per il centro di Torino. Ecco, diceva Alessandro Passatore, il produttore di Viola Film. Ho visto delle immagini del backstage con i ragazzi che ti stavano in braccio, ti abbracciavano, di questo genere. Cioè, è stato un set movimentato, anzi più set molto movimentati. Ma sì, io ho un passato non da produttore ma da organizzatore, segretario di produzione Rander e tutto, quindi su questo film, che era la mia prima vero figlio, l'ho dedicato tantissimo tempo, quindi sono stato quasi sempre sul set, e io sì, cerco di relazionarmi sempre con tutti, e con loro sono meravigliosi chiaramente. I ringraziamenti li hanno già fatti tutti, quindi è inutile. Io come piccola società, quindi chiaramente devo ringraziare Rai che ci ha dato questa possibilità. Però chi volevo veramente ringraziare è tutti quelli che sono stati dietro le quinte, come hanno già detto tutti.
gli scenografi, solo per farvi un esempio, che sono interni RAI, quindi ognuno di voi può immaginare, ieri, che era domenica, stavo nel mio ufficio a fare le scatole che vi hanno appena donato. E questo è un segno che io sono rimasto senza parole, perché no, prendiamo domenica e facciamo. Così come il montatore che sta già montando altre cose, e gli abbiamo chiesto di fare le ultime cose e si è messo sabato e domenica a farle, quindi la gente si è aperta. L'ultimo ringraziamento e poi vi lascio, sono i genitori di questi fantastici ragazzi che ci hanno accompagnato con loro tutto il giorno, tutti i giorni. Li abbiamo strappati dalle loro famiglie perché vengono da tutte le parti, da Monza, Monza, da Roma, Roma, da Bolzano, da Bustarsizio, dalle Marche, tutti strappati alle loro vite normali e catapultati in una cosa per loro impossibile, questi lavori che loro fanno, queste cose che non gli piacciono, ma però vanno a fare, cominciano alle 10 e finiscono a mezzogiorno l'una. Noi tutte le mattine partivamo alle 6 di mattina, col freddo, con l'acqua, con il caldo, che c'eravamo sempre. E loro erano sempre entusiasti. Quindi questo veramente è una cosa pazzesca. Scusate, ma come sono stati scelti i ragazzi? Se ce lo spiegate. Abbiamo fatto un casting in tutta Italia, anzi con Giacomo che giustamente fa il regista, io gli ho detto guarda che io ho un'associazione a Roma fantastica, avremmo più o meno individuato, ma chiaramente lascio a te Giacomo, e invece Giacomo ha detto no, aspettate un attimo, io voglio fare a tappeto tutta l'Italia, e noi siamo andati in quasi tutte le città d'Italia, abbiamo contattato le associazioni che fanno questo di mestiere, nel senso che fanno attività di teatro, di recitazione, ce ne sta qualcuno qui là dietro, ci sono delle persone di Monza meravigliose, e quindi pian piano abbiamo fatto questa selezione che è stata difficilissima. Giacomo ha detto, siamo stati a Bologna 4 giorni ma con 15 di loro, purtroppo 6-7 li abbiamo dovuti lasciare a casa perché chiaramente l'impegno era enorme, sono 4 mesi di lavoro, prima in Croazia, poi in Serbia, poi a Torino, poi c'è stato il Natale, poi sono tornati, insomma, con tante difficoltà. Ci sono altre domande, se vogliamo farle, poi sentiremo i veri protagonisti del... Io vorrei proprio vedere i due giovani protagonisti, sono Emilia Costantini del Corriere della Sera. Vuoi un microfono? Sì. Se mi sentite, no, vengo io. Ecco, vorrei chiedere ai due ragazzi protagonisti che recitano anche la parte di innamorati, ma se non ho raccolto un'informazione sbagliata, voi siete innamorati anche nella vita, siete fidanzati? Sì, giusto così, ecco, da 5 anni. Da 5 anni, civiche, complimenti. Quanti anni hai, Gabriele? 25 anni. 25, e tu invece? Anche io 25. Ah, stupendo. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti a una Dog Fiction e a Rai 3 alle 90 di Hotel 6 Stelle, siamo innamorati, cioè sulla, no, perché avete già lavorato loro due, sì. Magari, ricordate quel programma di Rai 3 che era Hotel 6 Stelle? Era un programma dove i ragazzi con sindrome Down venivano messi a contatto con il mondo del lavoro in un hotel e facevano esattamente tutto quello che fanno i dipendenti di un hotel, dalle pulizie alla reception. Sì, era una docufiction, non so come classificarla, ma era, come dire, l'esperienza di questi ragazzi messi sul campo del lavoro, il lavoro vero, non lo stage o quello che dicevano appunto tirocini, no, facevano, se dovevano stare alla reception, stavano alla reception, e lui è stato uno dei protagonisti. E anche lei. Ecco, allora, appunto, adesso invece fate gli attori veramente, ecco, allora vorrei sapere, sentire prima lui e poi lei, questa esperienza che cosa vi ha dato, insomma, vi ha... Se si parla di esperienza, è un'esperienza veramente super splendida, perché non pensavo che... io pensavo solo a certe cose... non pensavo a fare questa fiction, però... è bello quando ci ha chiamato Giacomo, poi
ho conosciuto attori più famosi di me, tipo Leonico di Mondo e la Capodondi. Quindi facendo questa fiction con tutti, non mi voglio paragonare con loro, che io sono... No, non è speciale. No, nel senso che mi hanno preso per questa fiction, nel senso che per qui sei il protagonista. Però nella vita è un'altra cosa per me, cioè non è che la vita si fanno queste cose giorno per giorno. Per me senza... offese. È stata una bella esperienza, ma non è che vuoi fare l'attore per sempre. Sì, magari. Questo sì. Ci sono altre domande prima? Ah no, scusate, c'è cioè, Tina e poi via via passatevelo il microfono. Ok, grazie. Tina. Eccomi, grazie. È la prima esperienza nel mondo della TV, del cinema? No, ho detto perdono. Guarda, per me è stata veramente una grande emozione in TV, sia anche gli attori principali come Daniele Vannoli, come Edoardo Leo, grazie a tutti, anche Nicola Di Maundo, mi sono divertita un sacco. Che altro, mi sono veramente emozionata di stare in televisione. Qual è stata la cosa più difficile, la scena più difficile che avete dovuto girare? Lo chiedo a tutte e due, a Gabriele e ad Alice. La scena più complicata che avete dovuto girare? Ah, guarda, la scena proprio complicata non c'è. Io mi sono divertita, però per me è stato facile, molto. Per me, anche per me non è niente difficile, però è difficile dove si va per trovare il lavoro, che mo tanti lo trovano, io sì, quindi... C'è qualcuno che invece recita per la primissima volta? Tra loro? Yango. Tu? Ma la prima volta reciti già? Yango. Io sono veramente entusiasta di fare questa fiction. Ci sarà anche l'anno prossimo, così. Poi. Beh, c'è anche il secondo, perché ci siamo. E voglio ringraziare a tutti quelli che hanno partecipato, a Vanoli, grazie. Ricordaci il tuo nome. Mi chiamo Matteo, in arte Django, piacciono soltanto alle donne più belle che ci siano. Poi, Edo, grazie, a Nicole Grimaudo. Nicole che non è qua, Grimaudo, ok. Sì, lo so, ma l'ho detta perché non è proprio donna, è gnocca, diciamo. Poi grazie alla bionda, alla Cristiana Capotondi, e grazie a Passadore e a Giacomo. Per me Giacomo è... Lo posso dire? Scusate, io piango ogni tanto. Perché Giacomo per me... scusate che mi alzo. Per me Giacomo è come avere un papà. Un papà che... Scusa, ma posso dirti un attimo? Grazie. Per me Giacomo è come un papà non nella vita, ma nel mio cuore. Scusate, non voglio baciarlo. E
un attimo, perché mi... io vorrei dire grazie a un grande campione, vieni qua, e a Passadone, un secondo per favore, ti voglio bene. Ma io adesso sono costretta a prenderti il microfono per passare. Sì, lo so, ma sai, quando sento queste robe, io c'ero sempre nel mio cuore, la Capotondi, tutti quanti, anche lui e Giacomo, perché Giacomo è un Giacomo adorabile. Dite tutti voi, a tutti quanti, di guardare la fiction e guardate soltanto me, perché io sono più figo. Una battuta rapidissima agli altri protagonisti, il tuo nome e il personaggio. Nella vita sono Aldo Pavesi, nella fiction di questa fabbrica Maurizio Cidrini, il capreparto della Rubio Fabbrica. Se mi dipendete mi scottano, io sono buono, altrimenti nel ruolo faccio da arrabbiato. Il capreparto sono io. Tutti i miei cari dipendenti sono super bravi. Grazie. Faremo la seconda serie e anche la terza serie. Però al cinema. Con Leonardo Leo. Vediamo. Grazie, grazie anche al capo di Monza. E Giango di Bolzano. Provincia di Ora. Io mi chiamo Eugenio Diacole e in ufficio faccio il Marione, che faccio a tutti. È stata una bella esperienza. Valentina. Io sono Valentina Ventoli e faccio Giulia in Ognuno è Perfetto e volevo ringraziare tutti quelli che fanno parte del cast, della troupe, e la cosa che mi porto dentro io è che ho vissuto una bellissima esperienza lavorativa, spero che continui. E insomma, insieme ad altri attori, dico tutto del cast, però anche diciamo Edoardo Leo, Lele Vannoli, insomma tutti in generale, per non fare altri nomi, e mi hanno insegnato tantissimo a ognuno di loro, cioè mi hanno dato quella spinta, imparare questo prezioso e grande lavoro che spero che nella vita mi riserva anche in un futuro. Cioè io tutti i consigli che mi hanno dato li voglio fare vedere sia in questo film, magari anche in altri, non lo so se ci sarà, però volevo insomma, è una cosa da fare, è una cosa bellissima che auguro a tutti, e volevo ringraziare anche Giacomo per me è una persona diciamo forte, sensibile, e durante le scene non ci faceva mancare nulla, non solo da lui ma anche dagli altri, cioè come ho detto prima anche dai personaggi diciamo più grandi di noi con una carriera davanti, cioè nel senso chissà che cosa si andrà a fare poi, per intanto pensiamo a quello che abbiamo fatto ora. Grazie. Pensiamo a Ognuno è Perfetto per le donne. Io vorrei
Ah già, prima di Lele che è un grande attore, grande anche di stazza. Allora, ciao Daniele. Ciao. Allora, io mi posso mettere qua io intanto. Allora, il mio personaggio della fiction è lo Sandrone, che detto Sandro, che è quello che diceva sempre di no. E a me la mia esperienza è stata bello conoscere Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e Lele Vanoli. Io mi ricordo a Torino, Lele ci ha invitato nella sua appartamento nel self-service. Abbiamo mangiato assieme io e Luis, poi abbiamo guardato la televisione e poi voglio ringraziare anche a Giacomo Campiotti che mi ha invitato. Grazie anche a te. Lele Mannoni, ormai sei la guida di tutti loro. Beh, avrete capito che insomma è stata un'esperienza un po' unica rispetto a tutte le altre del passato, di questi 30 anni di carriera, anche se la disabilità in realtà l'abbiamo noi, non l'hanno loro. Questa è la soluzione alla fine, ho capito che c'è una cosa grande, che è l'amore. È una cosa che questa fiction viene raccontata, ma che loro hanno come fondamento. Quindi anche loro erano un po' preoccupati, i miei colleghi. Io tutto il giorno arrivavo, ho amato tutti, tutti i giorni con una passione, con una vera forza. E poi, come vedete, loro sono una roba unica, però mi mancano tanto, è finito tutto, i ringraziamenti li levo, sono molto emozionato di rivalità, perché ritrovarci anche oggi e vederli emozionati mi emoziono più di loro, perché so, vedere con quanta voglia e con quanto amore hanno fatto questo, che manco noi attori veri arriviamo con questa voglia, no? Quando arriviamo sul set la mattina siamo tutti massacrati dalla vita, dalla notte. Loro non hanno mai una pausa, è sempre tutto bello, tutto pieno di energia, un amore che ci hanno dato anche a noi, chiaramente. Questo forse sarà la cosa che si vedrà di più. Per me è stato un lavoro difficilissimo, mi sono sempre definito il dio, no, caratterista cinematografico, televisivo, neuralista, disabile mai, ma in questo ruolo mi sono sentito tanto disabile, ma nella società che frequento, perché il pensiero di pensare solo di usare questa parola, secondo me è un errore enorme. Siamo noi i veri disabili, cioè, che non capiamo i disabili, non so se mi sono spiegato. Questa è la mia esperienza, che ho capito in questi 6 mesi, insomma, che poi alla fine la loro spontaneità purtroppo non c'è nel nostro ambiente, no? Quindi siamo sempre costruite artifici. Oh, mi bacio, Mattio. Lui è un grande, anche quando è in amore. Sono un po'... Vedete, l'amore, questa è la cosa bella, questa che sarà raccontato su Rai 1 il 16, il 17, il 23, quindi ditelo. Grazie. In giro. Scusate, ma sono preso. Lele Vanoli, ci sono ancora i ragazzi, sono... domande. C'è D'Angelo di Libero. Buongiorno, 2 domande velocissime. La prima è Edoardo Leo, se non ho capito male, questa è la sua prima fiction, la sua prima serie TV, giusto? Cioè fino adesso ha fatto cinema. No, purtroppo ti devo contraddire, non ho fatto una quarantina di, dal 1993. Quindi la prima l'ho fatta proprio con la Rai, ed è stata quella in cui ho conosciuto questo signore emozionato con la barba, che tentava di dire delle cose, ma io lo conosco quanto è emozionato Lele oggi. E, no, è vero però che non ne facevo da più di 10 anni, nel senso non lavoravo, non facevo una fiction
con la RAI da più di 10 anni, e non per qualche motivo in particolare, semplicemente un po' sono stato assorbito dai miei progetti di cinema e un po' il mio lavoro come regista, che negli ultimi anni mi ha preso tantissimo, e man mano che gli anni passavano aspettavo che venisse fuori un progetto che fosse interessante. E la cosa curiosa è stata che io sono abbastanza rompiscatole nella lettura delle sceneggiature, nel senso che prima di decidere di fare un progetto leggo, rileggo, ci penso un sacco di volte, cerco di sviscerare davvero, proprio per una mia forma di rispetto verso il pubblico, di capire davvero quando un progetto è necessario. La cosa incredibile è quando io ho parlato con Tinni, con Passatore, con Giacomo, dentro di me avevo deciso di accettare questo progetto prima ancora di leggerlo. Poi ho dovuto fare la finta di dire leggo le sceneggiature, ma in realtà avevo già deciso che questa era una roba che mi andava di fare prima di tutto come uomo e poi dopo come attore. E poi volevo chiedere allo sceneggiatore, quando si parla di, insomma, di disabilità, di diversità, è sempre molto difficile approcciare il discorso senza cadere appunto nella retorica e anche nel politicamente corretto. Come è riuscito a liberarsi di tutte queste sovrastrutture e qual è il messaggio principale che lei ha voluto dare? Ma le sovrastrutture non so, cerco di non averle proprio, ma io alle medie e alle elementari, se c'era un ragazzino più strano degli altri, diventavo suo amico, non so, lo dicevo prima, ho sempre visto nella cosiddetta diversità, che ripeto è un concetto sbagliato ma è solo per intendersi, qualcosa che mi incuriosisce, che mi interessa e che riguarda tutti noi, perché poi alla fine tutti siamo un po' diversi, un po' inadeguati rispetto a qualcosa, quindi è una cosa che a me ha sempre interessato. Non so se sono riuscito a trattarlo senza sovrastrutture come lei dice, magari, ma non ho fatto uno sforzo particolare in questo senso. Il mio sforzo è stato quello di passare tempo con persone che hanno la sindrome. C'è soprattutto a Bologna, perché vivo lì, solo per questo, c'è una casa di un'associazione che si chiama Casa delle Idee, dove ragazzi e ragazze con la sindrome fanno esperimenti di autonomia, chi dorme lì un weekend, chi invece si fa solo i pomeriggi con i corsi eccetera, chi fa la settimana di autonomia da soli con solo un operatore, dove imparano una crescente autonomia. E ho passato un mesetto in questo posto, in cui tanti ragazzi e ragazze cambiano, e ho parlato con loro semplicemente. Si tratta di conoscere, entrare in contatto, sviluppare rapporti umani, questo è l'unico impegno quando si tratta, che ho sentito di assumere trattando una materia così delicata. Per il resto poi l'ho trattato questi personaggi come qualunque altro, perché così è, non serve nessun tipo di prudenza particolare secondo me. Ci sono altre domande? Io volevo sapere. Inverno dell'Agi, ti diamo il microfono. Sì, forse meglio. Volevo chiedere a Tinni, abbiamo sentito della docufiction di Rai 3, ma Rai 1 e Rai Fiction è la prima volta che dedica una serie TV a questo tema? Oggi. Sì, è la prima volta che il fulcro, il cuore, il centro di questo racconto e questo, con la forza della narrazione per Rai 1, quindi mi sembra per questo anche una serie importante. E volevo approfittare di avere il microfono per dire che ci teniamo tanto al talento e anche al talento giovane, ci teniamo tanto all'esordio di nuove professionalità. Tra queste vorrei che lo annunciasse Gabriele, perché Gabriele ci tiene in modo particolare. Abbiamo un giovanissimo musicista che ha cominciato a comporre da minorenne, diciamo, la colonna sonora di questa serie. E lui si chiama Carmine Padula. Se
grande Padula. E poi è un po' una speranza dei ragazzi fare una seconda stagione, sì. Ma se ne parla, insomma, c'è questa idea? Allora, come dicevo, noi siamo partiti da una serie belga, che è una serie sostanzialmente chiusa, è una serie che racconta un percorso di emancipazione. Adesso vediamo appunto la serie in onda e se l'idea di prosecuzione sarà un'idea all'altezza di questa prima, ci penseremo. Noi dobbiamo farla. Come speriamo? Scusate, volevo solo aggiungere che mi sembrava importante, noi abbiamo condiviso le sceneggiature, la storia e tutto con l'Associazione Nazionale Down, che ci leggeva le sceneggiature e ci dava delle indicazioni. Devo dire che Fabio ha fatto un lavoro pazzesco perché evidentemente non hanno detto nulla, hanno detto che era perfetta, però questo mi sembrava importante perché condividerlo con chi vive, chi conosce veramente le problematiche, era fondamentale per noi. Grazie, credo possiamo chiudere qua. Allora 16, 17 e 23 dicembre, Ognuno è perfetto, Ognuno è prima serata, sulla Play. Domande in streaming e poi con contenuti originali. Grazie.